Oh, eccoci qua finalmente tornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, campagna di Yu-Gi-Oh! Zexal. Ogni volta il titolo sempre più lungo, mi sembra. Ad ogni modo, oggi continua Yu-Gi-Oh! Altri due duelli, almeno l'altra volta sono riuscito a farne tre, e abbiamo praticamente finito il carnevale dei duelli e abbiamo sconfitto anche il dottor Faker. Non so perché uso il plurale Majestatis, ma vabbè. Bene, iniziamo ora contrattacco, un nuovo capitolo, una nuova sfida, un nuovo capitolo di Yu-Gi-Oh! Zexal, effettivamente ambientato nel mondo bariano. Dumon sembra un personaggio già conosciuto, però vabbè, a parte in Yu-Gi-Oh! Il design è quello. Il nostro piano era di dare potere agli umani in modo che questi potessero rubare i numeri e distruggere il mondo astrale. Purtroppo Vetrix e Faker sono stati entrambi sconfitti dal potere di Zexal. Pertanto noi dovremmo distruggere il mondo astrale. Ma il mondo bariano ed il mondo astrale sono due mondi di meta energia, non possiamo attaccare direttamente. Sempre più grande diventa. Nel loro mondo noi non possiamo apparire nella nostra forma naturale. Dobbiamo apparire come, beh, esseri umani. Non abbiamo scelta, abbiamo bisogno di numeri. Girag, vai tu. Io. Tu sei un guerriero bariano coraggioso, so che puoi eseguire questo lavoro. Sì, io sono un guerriero coraggioso e forte. Prenderò ogni numero, non ti preoccupare, Dumon. Conto su di te, Girag o Girag. E intanto Yuma incontra un nuovo studente, Ray Shadows, Legend. Wow, io ti conosco, sei Yuma, il campione del carnevale mondiale di duelli. Cavoli, sono contento di averti incontrato. Mi chiamo Ray, sono un tuo grande fan. Mi piacerebbe rimanere a parlare di me, ma devo andare a scuola. Bello. E intanto Rio, la sorella di Shark, finalmente si risvegliò dal coma e fece ritorno a scuola. Uno si sveglia dal coma, prende, cammina e va. Bene. Ok, i bariani quindi arrivarono sulla Terra e assunsero le loro forme umane. E Girag attaccò Yuma. Io, se vedessi un tipo con le ali. Ma poi che cavolo. Cioè, è talmente Chad che usa delle molle per tenere sulla divisa, non dei semplici. Non delle semplici elastici, no, proprio con le molle di ferro, d'oro addirittura. Sono Girag, un guerriero bariano. Tu sarai sconfitto, idiota! Ma così. Improvvisamente Alit apparve e salvò Yuma. Perché lo stai aiutando? Sono affari miei, sei un traditore! Dunque loro hanno bisogno di Yuma per salvare il mondo. Ma voglio battere Yuma e Astral da solo, non tu, io. Va bene, quindi se accetti di lottare devo mettere in palio, no, i numeri, giusto? Sì. Sono disposto a rischiare tutto per duellare contro di voi. Batterò te e Astral. Ok, fatti sotto. Ho attivato un campo sfera bariano. Duelliamo. Eccolo! Finalmente si parte dopo uno spiegone lungo. Si inizia. 3 minuti almeno di spiegone. Ah, brava Cicci Coccò. Ho perso. Perderò anche la sfida? Non sei inizio per secondo. Bene. Alla grande. No, va bene, iniziare per primo può avere i suoi vantaggi. Ma non sempre. Uia. Ragazza Gagaga e ZW portatore tornado. Wow. Allora, Fervore Ardente è una carta non dicono che a me non mi dispiace. Metto ragazza Gagaga in attacco. Tanto sicuramente evoca un mostro più forte del mio. Gli attivo Fervore Ardente. Esplosione di ali della Fenice non sarebbe male come carta. Però, allora, la metto coperta e l'attivo. Però devo giocarmela bene. Se ho, non penso di avere un'anfora, ma qualcosa che mi fa pescare ce l'ho sicuramente. Ok. Ah, ah. Ok, iniziamo bene. 2002 non basta. Non basta. Ok, attivo Ali della Fenice. Scarto portatore di tornado. E questa torna al deck. No. Perfetto. Così si gioca. No, non l'attivo. Così si gioca Yu-Gi-Oh! Ah beh, posso sacrificare ragazza Gagaga. Sì, buona.
Avrebbe anche l'evocazione speciale ZW Aquilartiglio, ma i life point sono uguali, quindi non posso fare nulla. Attacco! Giusto? Sì. Buono, finito. Ma un primo turno, primi quattro turni, non c'è male. Dai, primo turno perché non è successo nulla praticamente. Ok, gioca in difesa, quindi non ha un potenziale offensivo abbastanza adeguato. Rinascita Xyz. Non so se tenerla coperta, sapete? Pugile indomito contro accolpo. Cioè, alla fine... Ah... Però potrei baitare il computer nel caso avesse un tifone spaziale mistico che ancora girano, a quanto pare, in alcuni deck di Zexal. Ah, porca miseria, mo rifà la combo. Eccolo qua, uno. Sì. Ah, attacca, allora sì. Ah no, aspetta. No, se l'attacco originale è superiore. Ma l'attacco originale non è. Ci provo. Male che va, l'ho sprecata. Ah, funziona? Aspetta, fammi capire che è successo. Non ho capito. Ah, è andata bene. Perché questa qui... Oh, ho guadagnato 1000 punti di attacco, pugile indomito. O come si chiama sto tizio? Sì, mascella di vetro, Glass Joe. Quindi è andata... Ecco perché ha funzionato. Che botta di culo proprio. Ma tantissima fortuna proprio, tantissima. Ok, ora la carta è equipaggiata, quindi lui non mi attaccherebbe se non avesse un mostro in grado di distruggermi. Ma se ha un mostro con un potenziale d'attacco superiore, non può comunque attaccarmi perché aumenterebbe il mio attacco originale. Oddio, non... No. Oddio, sapete cosa? Attivo richiamo del Possed. Mi prendo la maga, tanto la sacrifico. Per evocare un altro ZW. Ah, posso controllare un solo ZW? Sti cavoli. Vediamo un po' chi c'ha qui. 1000, infatti ho fatto bene ad attaccare con ZW. E attacco diretto di 1000. Buona. Ma sto duello è piuttosto un senso unico. Se non può farmi, non può toccarmi a meno che non fa... Ah, aspetta. Mi vuoi distruggere la maga a tutti i costi? Vabbè. Ok. Attivo quel mago. Mi dispiace. Potrebbe essere controproducente. Ah no! No, perché quella carta... sì. È vero, perché la carta viene distrutta quando subisce un attacco, quindi ho vinto. Ma... Era facile, mi è andata di lusso, mi è andata di lusso. Alit, stai bene? Lascia che ti aiuti. Che duello davvero epico. Ehi, Astral, il mio numero appartiene a te adesso. È arrivato per me il momento di tornare nel mondo bariano. Addio. Ma Alit non fece ritorno nel mondo bariano. Questo non è il mondo bariano. Chi mi ha portato qui? Fatti vedere. Sei My Ray Shadows? Ok, duello doppio, cominciamo. Girag eventualmente si trovò anche lui nello stesso posto dove fu teletrasportato Alit. Quindi Ray Shadow Legend è cattivo. Alit, sei messo male, che cosa ti è successo? Ma non mi pare. Sono stato attaccato da Ray. Alit, resisti! Alit! Girag poi cercò la vendetta contro Ray. Ray, pagherai per aver ferito Alit. Di che cosa stai parlando? Non farei mai del male a nessuno. Non scherzare, Alit mi ha detto che lo hai attaccato. La sua parola è la mia prova. Ma potrei dire allora che io... Vabbè, lasciamo perdere. No, dopo cadiamo nel banale. Primo, ok. Il mouse stava da tutt'altra parte che non sopra le barre, comunque. Ah, un bel buchino nero. Buchino, sì, precisiamo. Allora abbiamo Goblinberg, Cesare, Gagaga e anche Gardna, Gagaga. Io metterei Gardana Gagaga in difesa. Potevo già evocare un mostro con rango, ma voglio vedere che combina.
Quella carta va distrutta, so cosa fa. So cosa fa quella carta e va distrutta assolutamente. Ho fatto bene a non evocare. Oh. Però. Buco nero, spero ne abbia solo uno. Spero ne abbia solo uno. Se ha più carte di quel mostro è finita. Ah, perfetto, sì. Allora, evoco Goblinburg. Ora evochiamo subito Utopia. Attivo l'effetto di Goblinburg, evoco Cesare Gagaga dalla mano. In attacco è uguale, in difesa non importa. E attivo il suo effetto. Il suo effetto cosa fa? Mi permette di scartare dal cimitero una carta con Gagaga sopra e di alzare il livello di tutti i mostri Gagaga sul terreno in base al livello della carta scartata. Quindi questa carta va a 4 di livello, tutti i mostri Gagaga diventano di livello 4. Io faccio evocazione speciale ed evoco numero 39 Utopia. Evoco, sacrifico, sovrappongo questi due. Non so se mi conviene però evocare l'altro Utopia tramite alza rango magico forza di Barian, o come si chiama qua. Sì, alza rango magico forza di Barian limitata, tra l'altro. Quindi no, però non lo so, questo mi frega. La carta coperta. Ok, ah, è andata bene. Ah, ci picchia. Va bene, magari al turno dopo evoco Raggio Utopia B. Che è un effetto bello, Raggio Utopia B. Con tre materiali poi da poter scartare. No. Te lo scordi, amico bello, te lo scordi. Evoca quello da 2600, vero? Lo so perché ho visto questo deck, ecco, lo sapevo. Questo deck un po' lo conosco. Non tutto, ma due carte conoscevo giusto per... E so anche che ha una carta coperta che può... quella che mi bandisce il mostro, quella la conosco. Allora, io evocherei a questo punto Raggio Utopia V, perché appunto mi serve l'effetto per distruggergli questa. Per forza, non posso fare altrimenti. Anzi, l'avrei comunque evocato per distruggergli la mano di fuoco. E a questo punto attacco. No, non attacco. Porca. Mamma mia, che tonto. Ma perché mi dimentico di fare l'effetto della carta? Attivo l'effetto e scarto Goblinburg. Questa. Però dovevo... Ecco, vabbè. Era finita, ma non l'ho finita perché come un deficiente ho premuto Battle Phase. Perché sono un idiota, sono stupido. Non ci arrivo. Allora, dato che quella carta prima ho attaccato non era nulla, io, fermati, attivo l'effetto, scarto Utopia e gli distruggo questa. Non prende danno perché è coperta. Battle Phase e attacco e ho vinto. Poteva finire un turno prima, mi è andata molto di lusso. Ray, come fai ad avere una carta bariana? Ma chi sei? Oh, lo scoprirai eventualmente. Aspetta, Ray, devi ancora dirmi perché è una carta bariana. Devi spiegarmelo. Faccio parte dell'unità bariana anticrimine. Non ci credo, sei un bariano? Guarda che capelli. Così, nel mondo bariano ci sono i buoni e i cattivi? Esatto, Yuma. Il mondo bariano non è malvagio, ma alcune persone non obbediscono alla legge. La terra, praticamente. Questa è la verità, e ora che lo sai, cerchiamo di lavorare insieme. Veramente, fantastico! Per combattere adeguatamente i bariani avrei bisogno di questa carta. Incredibile! È l'alza rango magico forza di Barian limitata! Ah, qui inizia Cercando le ombre parte 1, allora preferisco iniziarlo nel prossimo episodio. Per oggi va bene così. Quindi vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yu-Gi-Oh! Ho fatto ovviamente uno sbaglio, perché se non faccio uno sbaglio... come ad esempio non attivare l'effetto e andare direttamente in Battle Phase, non sarei io. In descrizione vi ricordo i link per Instagram e Telegram, di cui passano anche qui sopra lo spammino. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente domani con un nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Bye bye!